Ciao a tutti guardiani, bentornati sul Gamer La Deriva, bentornati su Destiny. Eccoci finalmente nel primo video guida dell'Area di Trionfo, quello di Crota non ho fatto in tempo a farla e a giocarlo. Però vabbè, questa volta, con la volta di Pietro ce l'ho fatta e abbiamo subito completato la challenge. E innanzitutto ringrazio la squadra che mi ha aiutato, che ha, diciamo, quella di Bubikong, come ricordo c'è la Wine Titanium, Rancore, Andresiti, Vale, non mi ricordo il nome intero, e Hunter. E dopo questo, vi spiego come funzionano le challenge. Iniziamo da guardare il Templare. Semplicemente, come avevo previsto tutti alla fine, non farlo teletrasportare. E come si fa a non farlo teletrasportare? Bisogna andare in quei cerchi bianchi che vedete quando dice prova a teletrasportarsi. Sono semplicemente due le postazioni, quindi è abbastanza easy. E vi consiglio di avere due titani con la bolla e benedizione o armi della luce. Alla fine l'importante è stare dentro la bolla senza farsi ammazzare dal Templare. E semplicemente stando là fermi si impedirà di teletrasportare. Invece dall'altra parte, come faccio vedere in questo momento, ci sta l'altro cerchio bianco nel quale ci dovrà andare il portatore dello scudo. Semplicemente usa il tasto L1 per pararsi e attivare lo scudo protettivo dell'Egida, e così si protegge e non fa teletrasportare il Templare. La meccanica del Templare è sempre la stessa, spariamo con la super dell'Egida e poi facciamo danno a non finire. Vi consiglio quindi, oltre ad avere il portatore dello scudo, due titani con la bolla, e vi consiglio altri due giocatori con la spada mangia tenebre o una spada in generale, in modo da uccidere i minotauri, perché quando si impedisce al Templare di teletrasportarsi spawneranno i minotauri, che sono, danno veramente parecchio fastidio, sono abbastanza forti, la mangia tenebre se li mangia. Quindi chi ha il Gialla si tiene il pompa magari per uccidere gli oracoli, che adesso io parlo bene degli oracoli, e che invece la mangia tenebre se la può tenere anche per gli oracoli e per i minotauri, e spara al Templare con il cecchino. Parliamo degli oracoli. Non sono più oracoli gialli come era nell'anno 1, ma sono rossi come quelli di Atheon. Quindi se non li distruggiamo si attivano e ci fanno fare wipe, non il marchio dell'oracolo. Quindi bisogna ucciderli sempre. E alla fine per la challenge bisogna ammazzarli solo una volta, perché poi quando si toglie lo scudo al Templare non spawnano più. Ma quindi all'inizio, proprio appena iniziata la sfida, spawnano gli oracoli, li ammazziamo tutti, vi consiglio col pompa o con la mangia tenebre. E anche il pistolero in realtà è utile, però secondo me vi conviene più avere la freccia per poi sparare al Templare e poi gli oracoli non ci pensate più. Questa dovrebbe essere la strategia più utile secondo me per affrontare questa challenge. Per quanto riguarda i drop, qui dal Templare può droppare o la sorte fatale come l'anno 1 oppure l'epilogo di Atheon, entrambi esotici con danno rispettivamente da arco e da vuoto. A me mi ha detto più culo, sono stato più fortunato, ho preso la sorte fatale. Abbiamo provato ad andare dalla cassa che si sbloccava non facendo teletrasportare il Templare, ma è scomparsa, non ci sta più. Quanto pare forse abbiamo ipotizzato che possa essere sostituita dalla cassa che si trova inizio volta, quindi dopo averla aperta si va nel passaggio segreto, come quella della missione per il senza tempo per spiegare, si trova una cassa, quella che probabilmente avrete visto nel video di Wagna che ha caricato qualche giorno fa. Quindi a prescindere da questo, la cassa che si sbloccava prima non facendo teletrasportare il Templare non ci sta più. Passiamo ora alla challenge di Atheon. La challenge di Atheon è un po' più complicata, avevano detto che sarebbe stata la più difficile di sempre, forse è abbastanza difficile, devo ammetterlo. Però alla fine, se si ha coordinazione e velocità soprattutto, si riesce ad affrontarla senza troppi problemi. In cosa consiste la challenge? Ogni volta che Atheon apre il barco spazio-temporale, si viene teletrasportati o a Venere o a Marte, nel passato o nel futuro. Ogni giocatore, quindi non solo quelli trasportati, non solo quelli che stanno fuori, tutti i giocatori devono distruggere massimo uno e minimo un oracolo, quindi uno e un soltanto oracolo. Qual è il modo migliore per affrontare questa challenge? Innanzitutto, Atheon teletrasporta tre giocatori random, non ci stanno strategie o meccaniche, sono tre giocatori random. Un giocatore deve prendere lo scudo, altri due restano senza scudo e devono pensare agli oracoli. Il primo giocatore si decide sempre qual è, sul momento diciamo, uccide il primo oracolo, distrugge il primo oracolo con il Gialla, vi consiglio il Gialla per sparare agli oracoli, e Atheon il cecchino. Ma a parte questo, il primo distrugge il primo oracolo e poi si fa purificare un attimo e poi va subito verso il portale e esce. Nel frattempo ci stanno tre giocatori fuori che hanno innanzitutto la bolla che li mette Atheon davanti e che non possono, devono distruggere prima di uscire.
Poi devono attivare il portale. Una volta attivato il portale, due entrano subito. E uno resta semplicemente indietro a attivare il portale per fare in modo che sia aperto. E a questo punto, il primo giocatore che ha di sotto l'oracolo dentro si fa, come ho detto prima, purificare un attimo e poi corre verso il portale uscendo, dando il cambio a quello che era rimasto un attimo fuori. A questo punto si decide bene chi distrugge quale oracolo. Praticamente sul momento bisogna essere veramente veloci perché non si può pianificare molto. Quindi ognuno deve uccidere uno in un soltanto oracolo. Fate caso in basso a sinistra, vi fa vedere chi distrugge l'oracolo. Una volta che tutti avete distrutto un oracolo, uscite, andate al centro e fate Dannation. E state tranquilli perché se non rispettate qualche cosa vi dice sfida fallita e potete tranquillamente suicidarvi, tranquillamente, vabbè, e ricominciate. E bisogna essere molto veloci a darsi il cambio da dentro a fuori, ragazzi, perché ci sta il soccombi agli oracoli, che è il tempo con il quale si possono uccidere gli oracoli, che non è particolarmente a nostro favore, quindi bisogna essere molto molto rapidi. Come vi ho già detto prima, Gialla contro gli oracoli che li one shotta, o se li one shotta, basta un razzo e qualche colpo di primaria e vanno giù. Per sparare a Atheon invece vi consiglio, appena uscite, la bolla carmi della luce dietro come in anno 1 e sempre come in anno 1 col cecchino vi mettete e gli sparate al centro, cioè nel suo punto debole. La freccia è molto comoda, ne sparate più o meno 2, massimo 3 al giro, alla fine servono queste. E vi consiglio sempre il cecchino, tenetevi i colpi del Gialla per gli oracoli e basta, armi della luce e freccia e in 2-3 giri dovreste aver fatto. Le difficoltà quindi sono quelle che già vi ho detto, quindi darsi bene il cambio, farsi bene purificare perché non ci si vede niente quando si esce fuori. Quando uscite fuori, attenzione ai supplicanti, chi sta fuori deve riuscire a fare più supplicanti fuori possibili. E niente, questa è la challenge. Per i drop di Atheon invece abbiamo le due primarie mancanti, ovviamente, quindi il tempo stato di Predit e il visione di confluenza, rispettivamente a danno ad arco e solare. In più, non a tutti, può dare un mitoclasta. Non so sinceramente se bisogna fare la challenge o no per poter avere il mitoclasta. Penso di sì, sinceramente, però non ne ho la certezza matematica. Io avevo le primarie piene, dico subito, Titanium, vai in torre che devo vedere se l'ho trovata. Vado in torre e l'ho trovata. Beh, felicità, bellissima. Adesso mi manca solo il decoro e sono a posto. Spero che questo video vi sia stato utile, se è stato così lasciate un mi piace, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, noi ci becchiamo al prossimo video, quindi adesso è tutto, bella!